a tutti! Come va? Spero bene. Esistono leggende secondo le quali la tavoletta Ouija abbia origini antichissime. Sembra che lo stesso Pitagora la utilizzasse per parlare con il mondo invisibile, ma di questo non si hanno prove certe. Le prime testimonianze risalgono invece al XIX secolo, ma all'epoca non aveva un nome preciso e gli inventori ufficiali che decisero poi di brevettarla e metterla in commercio furono due uomini d'affari, Elijah J. Bond e Charles Kennard, nel 1890. Poi, nel 1991, il brevetto ed il marchio Ouija passarono nelle mani della Hasbro, società che produce giochi e giocattoli per bambini. Da allora si è molto diffusa ed anche alcuni youtuber e persone comuni hanno iniziato ad utilizzarla. Ed oggi vedremo 10 video apparentemente inspiegabili di persone durante il suo utilizzo. Ma prima ricordate di iscrivervi al canale, di attivare le notifiche e se vi va visitate il mio sito thezapper.it nel quale potrete leggere tanti articoli interessanti. Il sangue dal naso. In questo primo video, caricato il 26 giugno del 2016, siamo in casa di un ragazzino che, assieme ad un amico, decide di utilizzare la tavola Ouija. Dopo aver fatto le prime domande e ricevuto quasi subito una risposta, uno dei due, pensando si trattasse di uno scherzo, ribalta la base su cui era appoggiata la tavoletta. Grave errore, direbbero i più esperti, poiché quando si è in contatto con un'entità bisogna sempre prima salutare per chiudere la conversazione. Fatto sta che dopo poco tornano per continuare quindi il dialogo, ma un cestino alle loro spalle inizia a spostarsi da solo per poi cadere dal tavolino. A questo punto, spaventati, interrompono ancora una volta la conversazione e scappano via, per poi tornare una terza volta. A questo punto lo spirito sembra davvero arrabbiato, il proprietario di casa inizia a sanguinare dal naso e la tavola Ouija vola via come lanciata da qualcuno. Il lampadario. Questo video è stato caricato su Facebook nel 2011 da una ragazzina norvegese. Si vedono due ragazze che tentano una seduta spiritica con una tavola Ouija improvvisata. Sembrerebbero averla terminata, poiché la moneta che utilizzano è ferma sul goodbye. La prima cosa che però salta all'occhio è lo strano orbs bianco che passa davanti la telecamera poco prima che lo spirito sembri dargli un'altra risposta. A quel punto una delle ragazze interrompe il flusso staccando il dito dalla moneta, così per versarsi una bibita. E quando poggia il bicchiere sul tavolo per ricominciare a parlare con lo spirito, questo si muove, terrorizzando le ragazzine. A quel punto non sanno se continuare o no, poiché molto spaventate, e cominciano a parlare tra di loro. Il dialogo è in norvegese, quindi non saprei dirvi cosa si dicono, ma improvvisamente il lampadario sopra di loro inizia a muoversi. A dondolare appena, e le tre non gli danno poi tanto peso, fino a quando non oscilla violentemente, come spinto da una grande forza. A quel punto, tutte e tre scappano in un'altra stanza terrorizzate. Un vecchio video amatoriale. Questo video, c'è da ammetterlo, è un po' difficile da valutare. Venne girato nel 1999 e la qualità è davvero pessima. Sembrerebbe un video amatoriale di una serata tra amici in cui bevono e si divertono. All'inizio sembrerebbe che stiano facendo una sorta di gioco simile alla tavola Ouija, ma è quello che accade dopo che è davvero spaventoso. Improvvisamente suona il campanello e uno dei ragazzi si alza, convinto si tratti di qualche altro amico arrivato alla festa. Ma fuori non c'è nessuno e quando stanno per chiudere la porta il campanello impazzisce, continuando a trillare, anche con loro lì fuori. Jesus Christ!
In un secondo momento si iniziano a sentire degli strani rumori in casa, come dei passi pesanti di qualcuno che si trascina in soffitta. E quando uno dei ragazzi sta per salire, il campanello riprende a suonare. Get down. Explain that. It's not even. Ed altri strani rumori iniziano ad echeggiare per la casa. A quel punto, tra i presenti si crea il panico e decidono di abbandonare la casa. What the f*** is that? What the f*** is that? Jesus Christ, did you hear that? Yes, I did. Tim, come on. Let's go. Come on. Come on. Get out of here. Open the door. Un uomo attaccato da uno spirito. Anche questo video è decisamente vecchio, caricato su YouTube nel gennaio del 2009. Il tutto parte in un luogo di lavoro, verso fine turno, e alcuni ragazzi si organizzano per fare qualcosa assieme per la serata. Sono quasi in chiusura e, mentre svolgono le ultime faccende, arriva una ragazza che porta con sé un cartone sul quale disegnano una tavola Ouija. Il filmato si sposta poi a casa del ragazzo, dove i tre iniziano una seduta spiritica. Riescono a mettersi in contatto con qualcosa che, dopo avergli detto che non è uno spirito buono e che si chiama John, alla domanda cosa vuoi fare, risponde kill, cioè uccidere. What do you want? Was it Kay? Kay? L kill. A quel punto i tre spaventati rimuovono le dita dal bicchierino, il quale comincia a muoversi da solo fino a ribaltarsi. Così, quasi nello stesso momento, si sentono degli strani rumori provenire dalla camera vicina. Il ragazzo, spaventato, corre a vedere di cosa si tratta. Ma una volta dentro, la porta gli si chiude alle spalle ed una strana forza sembra tenerla chiusa, mentre al di là della parete si sentono le urla del giovane. La possessione. Questo è di sicuro uno dei video più strani e popolari riguardo le possessioni in seguito all'utilizzo della tavola Ouija. Il tutto inizia con alcune ragazze che, come vediamo, stanno facendo una seduta con la tavola Ouija dentro una stanza completamente buia, illuminata da diverse decine di candele. La cosa più strana è senza dubbio il fatto che una delle ragazze inizi improvvisamente a respirare in modo affannoso e rumoroso, quasi come un ringhio. Mel of Bird è un canale YouTube che tratta per lo più di paranormale e poltergeist, uno dei quali sembra infestare addirittura casa sua, ed utilizza in alcuni video la tavola Ouija per investigare e mettersi in contatto proprio con questo spirito. In uno di questi video si vede che uno dei bicchieri che utilizza come planchette si frantuma in mille pezzi non appena entra in contatto con la tavola Ouija. In un altro video, in cui utilizza sempre la tavola Ouija e girato il giorno di Halloween del 2012, si vede la postazione ben attrezzata con tutti gli strumenti per registrare audio e cambiamenti elettromagnetici. La cosa spaventosa è che ad un certo punto il crocifisso posto sul tavolo prende fuoco in maniera spontanea. Ciò, se fosse vero, starebbe a dimostrare l'estrema negatività della presenza che infesta la casa di Melloff. L'applicazione. Questo è un video amatoriale girato con il cellulare da uno dei presenti. Ci troviamo in Messico e la ragazza in preda a convulsioni si chiama Patricia Quisp. Da quanto raccontato dai suoi amici, la diciottenne stava giocando con un'applicazione che simula la tavola Ouija.
quando ha iniziato a comportarsi in modo strano, a modificare la voce in una sorta di ringhio e a non controllare più i suoi movimenti, cosa che ha portato i presenti a far intervenire i paramedici. E in questo video si può chiaramente sentire come ripeta più volte con una voce ringhiante il numero 666. 666. Ora non so se sia davvero una possessione o semplicemente la ragazza soffre di epilessia, cosa che si è unita ad una sua certa suggestionabilità. Fatto sta che se siete molto giovani e facilmente suggestionabili, vi sconsiglio assolutamente di provare a mettervi in contatto con entità non appartenenti alla nostra dimensione. La tavola Ouija giapponese. A quanto pare, anche i giapponesi hanno la loro versione della tavola Ouija, un tantino differente dalla nostra, e si chiama Kokuri-san. Anche in questo caso vari ideogrammi vengono scritti su un foglio e lo spirito si mette in contatto spostando una moneta da 10 yen sulle varie parole. Questo video sembrerebbe parte di un programma televisivo giapponese in cui si vedono tre ragazze fare questo rituale. Ad un certo momento una delle tre urla e due di loro cadono al suolo sbalzate dalle sedie. Anche la tavoletta con su scritti gli ideogrammi cade e la monetina utilizzata per comunicare comincia a muoversi da sola. Allo stesso tempo, strani rumori e voci cominciano a sentirsi all'interno della stanza e, dopo poco, anche i banchi e le sedie accantonati alle loro spalle cominciano a muoversi e volare in giro. Zozo. Anche questo, come tanti altri, è il video amatoriale di Tre e la sua risata si trasforma lentamente in urla e convulsioni. A quel punto, il video si interrompe. E quindi ragazzi, spero che anche questo video sia stato di vostro gradimento. Voi ricordate di farmi sapere nei commenti se per caso credete nella veridicità dei video che vi ho mostrato o pensate si tratti solo delle messe in scena, ed inoltre fatemi sapere anche se per caso avete delle esperienze personali che volete raccontarmi nei commenti. Ed ora, per rendere ancora un po' più lungo e succoso questo speciale di Halloween, mi è arrivato un altro pacco per il mese di ottobre e lo apriamo in questo video. Si tratta di un pacco che viene spedito da uno di quei siti che mandano appunto questi pacchetti con cose miste varie riguardanti serie TV, cartoni animati e cose varie. Si chiama thefanbox.it e mi sembra con un abbonamento mensile inviano questi oggetti. Addirittura il pacco era talmente grande che uno degli oggetti è stato messo all'esterno perché non c'entrava all'interno della confezione. In descrizione comunque vi lascio il link nel caso vi possa interessare ricevere questi oggetti a casa. Il primo è una sorta di action figure di Godzilla. Bellissimo, lo mettiamo qui. E poi eccolo qui. Quello era esterno al pacco perché, come vi dicevo, era una cosa extra che questo mese mi hanno detto non c'entrava. Wow. Questa è la confezione come appare. Vediamo cosa inviano per... qui c'è anche un sigillo di sicurezza. E vediamo cosa inviano per il mese di ottobre. Oh. Allora c'è questa pop che non ho idea di che personaggio sia. Crossbones, che credo sia qualcuno degli Avenger. Penso di sì, perché vedo dietro che c'è tutta la collezione degli Avenger. Questa è carina. Poi ci sono degli adesivi. Che sono questi cosi? Tipo degli sticker. Non ho idea. Perché c'è il fronte e il retro. Questi penso sono di Stranger Things. Di che sono? No, di... Sì, probabilmente, perché vedi il mostro così e il bambinello. Poi vediamo che altro c'è.
un qua diciamo c'è tutto quello che c'è all'interno, c'è descritto, poi c'è un fumetto di 20, il fumetto di 28 giorni dopo. Oh, questo è bellino, lo so, sì, sono più numeri anche, quindi dovrei cercarmi gli altri. È il secondo numero. È il secondo numero del fumetto di 28 giorni dopo, è il numero 1. No, no, è il numero 1. E il numero 2 esce 28 giorni dopo. Poi c'è il pupazzo di Ghostbuster, il fantasmino che è il simbolo, diciamo il logo dei Ghostbuster. E poi c'è un paio di calzini di Frankenstein. Sì. I calzini della maledizione di Frankenstein. Poi mi sembra ce ne sia sì un altro paio. Queste qua sono del Conte Dracula. Oh, che bello, adesso c'ho i calzini di Frankenstein e del Conte Dracula. E quindi questo è tutto quello che c'era contenuto all'interno di questa scatola che come vi ripeto potete richiedere sul sito thefanbox.it. Con un abbonamento mensile vi inviano appunto tutti questi oggetti a caso tra quelli che hanno. Ogni mese diciamo variano, questo mese proprio forse per il fatto che c'è Halloween hanno mandato a tema horror. E comunque vi ricordo ancora una volta che in descrizione trovate i link nel caso possano interessarvi. E quindi penso che anche per oggi ci siamo detti tutto. Ricordate che se questo video è stato di vostro gradimento lasciatemi un mi piace, mettetelo su Facebook, fatelo vedere ai vostri amici, se vi aggiungete le preferite. Noi ci vediamo domani con un nuovo video.